Un bilancio che dal nostro punto di vista è estremamente positivo. Numericamente abbiamo confermato le presenze dell'anno scorso con un programma che certamente è esattamente nel solco della nostra tradizione, ma che era meno mainstream, se vogliamo, meno blockbuster, direi. Però il nostro pubblico ci ha confermato che è questo che vuole da Rossini per la Festival. Tre titoli che si possono trovare solamente a Pesaro e che hanno raccolto l'interesse del nostro pubblico prevalentemente proveniente dall'estero. Rossini va conosciuto e se il ROF non è quello che lo fa conoscere, non so chi possa farlo. Per cui noi vediamo quali titoli si sono presentati meno e puntiamo su questi, perché la musica di Rossini, anche su quelli meno conosciuti, è veramente fantastica. Per cui ci sono tante sorprese a volte a venire a sentire un'opera che non conoscono e si impressionano con la qualità della musica. Per cui è un dovere, noi dobbiamo far conoscere Rossini e questo lo stiamo facendo con titoli che si sono visti mai, come la Edoardo Cristina, oppure una sola volta come gli altri due. Un'edizione che si è chiusa in maniera molto molto soddisfacente, perché abbiamo confermato i livelli di pubblico dell'anno scorso, cosa non semplice in un quadro nazionale europeo di flessione del pubblico anche in festival importanti, blasonati come quanto il Rossini per la Festival. Manteniamo il numero di pubblico, su questo ha avuto un'incidenza importante anche il successo dei concerti nella fascia pomeridiana del centro, concerti di bel canto, concerti lirico-sinfonici, una lieve flessione nei biglietti, non in termini di numeri venduti, ma in termini di prezzo dei biglietti, perché i concerti hanno un prezzo un po' più basso e perché anche all'interno delle opere il pubblico, evidentemente in un momento di contrazione della spesa, si è orientato verso, diciamo, le file meno costose. Però diciamo, è un dato dei tempi probabilmente, che siamo fiduciosi anche di poter riprendere anche in edizione 2024, quando avremo un'edizione anche più grande, anche numericamente più importante, con 4 giorni in più, un titolo in più, con titoli anche, diciamo, un po' più facili di quest'anno, che è stata un'edizione in cui abbiamo svolto il nostro ruolo di realizzare tutto il Rossini meno conosciuto. L'anno prossimo pensiamo solo al Barbiere di Siviglia o anche al Nuovo Ermione, insomma saranno tutti titoli anche più conosciuti, più frequentati dal pubblico. Un incremento del pubblico mano a mano che le rappresentazioni andavano avanti, segno anche di un passaparola sulla qualità delle opere sul fascino, quindi anche un pubblico che abbiamo acquisito in corsa. 39 paesi di provenienza del pubblico, quasi un record assoluto, oltre il 50% di pubblico che viene dall'estero, e quindi sono tanti elementi di soddisfazione. La Vitrofrigo Arena è sicuramente un luogo per noi molto efficiente, perché è un teatro grande dove si lavora molto bene dietro le quinte e dove c'è tanto posto per il pubblico. Il fatto di poter riappropriarsi di altri spazi come il Teatro Rossini sicuramente ci impone delle riflessioni. Il Teatro Rossini è il simbolo del festival, perché lì è nato ed è giusto che li torni. Certamente la capienza minore ci imporrà anche delle riflessioni nella scelta programmatica, ma diciamo che sono tutte letture estremamente positive. Oltretutto il Pala Scavolini ha una capienza superiore ai 1000 posti, quindi diciamo non avremo problemi da questo punto di vista.